Storia di un ritrovamento e di una scomparsa. Correva l'anno 1996 quando Claudia Maga, studentessa liceo artistico, si accorse che sotto al ritratto di Signora di Klimt, custodito alla Galleria Ricciodi di Piacenza, c'era il ritratto di Ragazza, altra opera del pittore austriaco che era data per perduta. Consultando un catalogo della Rizzoli di larga diffusione mi sono accorta di una somiglianza anomala con una tela che aveva questa interessantissima didascalia. Diceva che era la riproduzione di un quadro esposto tra il 1910 e 12, ma di cui non si sapeva dare notizia di una collocazione o di una collezione di appartenenza. E così, da questa apertura anche alla fantasia, ho fatto delle fotocopie, le ho ingrandite e mi sono accorta dell'analogia con dei due quadri. Un'intuizione geniale confermata dai successivi approfondimenti. Allora non c'era ancora il sistema digitale, avevamo dei sistemi analogici ancora. E avevamo fatto, io però avevo degli schermi d'alta definizione lì, che ho detto, possiamo provare a fare questo collage, perché poi era un quadro abbastanza grande e gli schermi erano schermi 24x30. La gioia della scoperta svanì però in fretta, a causa di un doloroso furto. Solo un anno dopo, infatti nel 1997, l'opera è stata rubata. Oggi la Galleria Piacentina ha ospitato l'inaugurazione della mostra Ritratto di Signora di Gustavo Klimt, per ripercorrere tutta la storia del dipinto, anche con una tavola rotonda dedicata ai capolavori rubati, moderata dal giornalista Ludovico La Latta. Klimt è uno degli autori più ricercati e le sue opere sono sempre state rubate, spiegano gli esperti. Il valore dei dipinti di Klimt è molto alto, soprattutto per quanto riguarda i ritratti. Si può ricordare che altri due ritratti di Klimt che furono rubati, per esempio, finirono poi all'asta per qualcosa come 190 milioni di euro l'uno, l'altro 135, quindi sono cifre molto molto considerevoli. Presente per parlare dell'indagine anche il capitano Ciro Imperato, comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna. Mi spingo quasi a dire che le indagini sono a buon punto, nella misura in cui è stato fatto tutto e si continuerà a fare tutto quello che serve per il recupero dell'opera. All'incontro Claudia Maga ha presentato il suo nuovo volume L'acqua dei diamanti.